Berezzi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare delle notizie delle calabresi. Siamo tornati in realtà con un altro video che è già uscito a parlare un po' di notizie solo della Calabria professionistica, e partirei subito con il parlare senza perdere troppo tempo di Crotone. E fondamentale in questo momento parlare un po' di calciomercato. Innanzitutto partiamo con il parlare di un'intervista che ha rilasciato Vrenna, alcune dichiarazioni in merito al mercato di gennaio che sta per avvicinarsi sempre di più, in cui il Crotone, così come direi tutte le altre calabresi, è chiamato ad intervenire in maniera anche pesante, forse il Crotone più delle altre perché la situazione è molto molto complicata. Partiamo con quindi questa intervista. C'è molta gente che non ha capito la realtà di Crotone e dove viviamo. Il mio errore più grande? Gli errori non li commette chi non fa nulla. Abbiamo una squadra con valori importanti, basta vedere la presenza di gente come di Estevez e del Searo, ma anche Canestrelli e Don Sa, senza tralasciare lo stesso Maric, pagato al Monza ben 5 milioni. Noi pensavamo di poter essere competitivi, abbiamo sbagliato. Adesso ci rimboccheremo le maniche e ripartiremo con la speranza di poter portare qui 5-6 elementi che possono far risollevare la nostra classifica. Interverremo in difesa, esterni bassi e alti, attaccanti, centrocampisti. Questa è l'idea per gennaio. Cioè ha detto ci rinforziamo in tutti i reparti, terzini, esterni, centrocampisti, difensori, attaccanti, tutti praticamente. Tutti all'esclusione del portiere. Semplicemente quello è, ed è anche giusto, perché al Crotone servono rinforzi in tutti i reparti, considerando anche le uscite che ormai sono sempre più vicine. Anche perché dovessimo cedere a buoni prezzi i calciatori che abbiamo, che non sono in scadenza, potremmo ricavare anche soldi che possano permetterci di almeno rientrare nei costi di eventuali acquisti. Quindi da questo punto di vista qui è positivo, perché se per esempio a giugno, mi riferisco alla finestra di mercato estiva, abbiamo acquistato molto spendendo anche diversi soldi e ricevuto poco, perché Sim e Messias sono andati via in prestito, per cui abbiamo preso pochissimi soldi quest'anno. Ecco, adesso se cediamo i vari Molina e Benali, comunque qualcosina facciamo, per cui a livello economico, per cui si possono reinvestire quei soldi dalle cessioni. In merito comunque all'errore, l'errore ragazzi è di Vrenna, così come di tutti gli altri, ed è giusto che sia così, perché si sbaglia, è impossibile comunque che sia solamente la colpa di uno, anche perché se la colpa fosse del suo allenatore, comunque qualcuno lì ce l'ha messo, per cui diciamo che la colpa poi bisogna assolutamente darla a tutti, ma adesso dare la colpa è inutile, adesso fare i bambini e dire è colpa tua, è colpa mia, è colpa dell'altro. Basta pensare solamente a salvarsi e a fare il meglio sul mercato per poter salvarsi, sti casi di chi ha la colpa. Adesso bisogna risollevare la situazione e poi cercare di non fare sempre i soliti errori, ma purtroppo questo è una cosa che mi sento di dire. Sembra che questi errori non vengano comunque poi, cioè gli errori comunque commessi non si impari, perché anche quell'anno in cui siamo scesi dalla B 2-3 anni fa, mi sembra la stagione 18-19, anche lì situazione completamente uguale, prima stroppa, poi prendi Oddo, poi riprendi stroppa, mercato che squadra che pensavamo di essere al primo posto, poi ci siamo ritrovati ultimi, e discorso uguale quest'anno, quindi sembra che dagli errori almeno si sia imparato poco, però questo è. Per quanto riguarda la questione mercato, c'è da parlare sia in entrata che in uscita, perché sono usciti fuori diversi nomi. Allora, in uscita Molina è sempre superiore di partenza, oltre al Monza però negli ultimi giorni si è registrato l'interesse di due altri club che militano in Serie B, ovviamente, che lottano per l'alta classifica, Pisa e Benevento sul calciatore, che è in scadenza nel 2023, quindi per il Crotone sarebbe un'entrata a livello economico importante, perché non va via a zero, e finalmente abbiamo dei calciatori che non vanno via a zero, perché negli ultimi anni abbiamo sempre avuto perdite di pezzi pregiati che sono stati via a zero, e da cui quindi non abbiamo potuto ricavare un euro se non lo stipendio in meno, ma per quanto riguarda i soldi dei trasferimenti zero. Ecco, Molina, dalla cessione di Molina si può ricavare qualcosa. Pisa è benemente interessato, è un calciatore che può giocarsela per quelle che sono le sue qualità, con le giuste motivazioni, tranquillamente per la vittoria del campionato, o almeno in una squadra che lotti per la vittoria del campionato. Quindi vedremo un po' dove andrà, l'importante è comunque cederlo, questo è poco ma sicuro. Altri calciatori in uscita: Juara,
oltre vabbè, a Ben Ali, che abbiamo ovviamente parlato, Juwara in uscita, ormai sembrerebbe essere vicino il suo addio, la rescissione del prestito ormai sempre più prossima, manca solamente l'ufficialità a quanto si legge in giro, e direi che sono d'accordo, nonostante sia arrivato con ottime premesse, ma è un giocatore che ha sempre gasato Juwara, però purtroppo non è stato mai praticamente mai fatto giocare né da Modesto né da Marino, per cui ci sarà qualche motivazione. E per questo motivo non ha convinto, evidentemente, e tornerà tranquillamente al Bologna. E ovviamente il Crotone, anche a livello numerico, dovrà sostituirlo. Quindi serve per forza un esterno. Potrebbero andare via anche alcuni difensori. Nello specifico sono su piedi di partenza Mondonico e Visentin, due calciatori che hanno trovato poco spazio fino a questo momento. Mondonico, qualche partita quella l'ha giocata, qualche scampo di partita l'ha fatto, soprattutto a inizio anno con Modesto, qualcosina comunque ha giocato. Non mi è dispiaciuto onestamente un calciatore che non può giocare certamente titolare in Serie B, ma che in una squadra di alto livello in C può giocare, essendo di nostra proprietà, cerchiamo di valorizzarlo e cederlo con la formula del prestito. Mi verrebbe a dire se proprio vogliamo cederlo. O se lo si vuole tenere come rincalzo, ci può anche stare. Anche perché fino ad ora non è servito, perché non c'è stata la necessità di metterlo. Però come rincalzo può tenere, ma diciamo che io sono sulla cessione di Mondonico, mi rifaccio quello che deciderà la società. Se si vuole cedere bene, se no, amen, si può tenere come rincalzo. L'importante è comunque cedere a una squadra che garantisca la titolarità per il bene del Crotone, perché è un calciatore di nostra proprietà, così come Visentin, su cui abbiamo investito. Soprattutto a lungo termine, non tanto quest'anno ma a lungo termine, ed è giusto e doveroso valorizzarlo. Discorso quindi uguale per Visentin, che ha fatto malissimo inizio anno, ma anche perché l'approccio alla nuova categoria non è certamente semplice per un calciatore che ha giocato fino all'anno scorso alla Virtus Verona, quindi una realtà ben diversa da un Crotone in B. E onestamente, fossi nella società, dopo che questo inizio anno non ha convinto, anche se onestamente le ultime giornate, soprattutto ad Udine, non mi è dispiaciuto per come è andato in campo, però al di là di questo non ha convinto né l'allenatore che la società, per cui si può tranquillamente cedere in prestito anche qui in una squadra che garantisca la titolarità, perché è fondamentale quello, perché se va a giocare al Padova a fare la panchina, a sto punto lo teniamo a casa nostra a fare la panchina, no? Va fatto giocare semplicemente, quindi bisogna mandare in una squadra che garantisca la titolarità. Detto questo, però, attenzione perché si parla anche di entrate. Oltre ai diversi nomi fatti, quindi mi riferisco a Benassi e sì per il centrocampo, Mancini per l'attacco, adesso si parla di un esterno e un difensore. Per quanto riguarda l'esterno, colpo esotico sarebbe. Il Crotone, infatti, sarebbe su Joaquín Montesinos, esterno cileno classe 95 che milita nell'Audax Italiano, che non è una squadra italiana, ma è una squadra cilena, quindi sarebbe un po' un colpo alla Rojas, perché il Rojas abbiamo preso l'Università del Cile ai tempi, comunque ormai praticamente un anno e mezzo fa, se comunque parliamo a livello cronologico. Calciatore comunque molto interessante, che fino a questo momento, in 37 presenze con l'Audax nel corso di 2 stagioni, ha fatto 9 gol. Esterno di buon livello, nel piano della carriera, sarebbe una scommessa un po' rischiosa, perché ovviamente non sai che cosa vai a prendere, però vediamo un po'. È un nuovo nome di mercato per rafforzare la corsia esterni, anche se io onestamente per gli esterni andrei un attimo sul sicuro su calciatori che conoscono bene la categoria e che si possono calare fin da subito nella squadra, perché se andiamo a prendere un calciatore cileno ci vuole tempo per ambientarsi, tempo per poter capire i dettami del mister. Non è semplice approcciare subito al campionato di Serie B così. Serve un calciatore, secondo me, soprattutto in un ruolo così delicato come gli esterni, in cui c'è la necessità di andare a prendere giocatori di livello. Servono calciatori pronti fin da subito. Per quanto riguarda la difesa, devo dire che si parla di un profilo che a me interessa e interesserebbe, cioè Dell'Icarri, difensore classe 99, attualmente alla Salernitana, che io adesso non mi ricordo se al Cosenza o al Crotone, però voluto in una squadra calabrese, sicuramente. Se vi ricordate, chi ha visto il video certamente se lo ricorderà, parlai di un Dell'Icarri, forse proprio al Crotone, ma non mi ricordo adesso in questo momento se al Crotone oppure al Cosenza, forse al Cosenza in realtà. Dell'Icarri
Dell'Icardi mi interessava molto a me come calciatore, perché oltre ad essere un difensore di buon livello, che ha fatto un'ottima stagione l'anno scorso con la Juve Under 23, ha anche una buona tecnica di base, che è un valore aggiunto per un difensore e per una squadra come la nostra, che comunque cerca anche di giocare un po' dal basso. E comunque un difensore deve sempre saper giocare con i piedi, perché un difensore che non sa giocare con i piedi parte svantaggiato tantissimo. Quindi bisogna sempre avere una. Cioè, secondo me, un difensore moderno deve saper giocare con i piedi. E detto questo, è un calciatore molto, molto interessante che a me piaceva già ai tempi. Infatti, mi dispiacque perché andò alla Salernitana in Serie A e l'avrei voluto. Vi giuro, non mi ricordo se Crotone o Cosenza, però una di queste due qui. Ma io mi ricordo con certezza di averlo preso in un mercato che farei delle calabresi. Non mi ricordo dove, ma l'ho preso sicuramente, proprio perché è un difensore che mi piace. Quindi, quando ho letto questa notizia, sono stato contento. Se lo vedessi a Crotone, sarei felice. Ma attenzione perché oltre agli squali c'è anche il Pisa su di lui, quindi attenzione. Giocatore che è della Juventus, che lo ha acquistato la Salernitana in prestito a giugno, ma era comunque in estate l'ha preso in prestito, ma era secondo me un salto anche per lui troppo grande. E il giusto passo per la sua carriera era andare in Serie B. Quindi per lui ha voluto comunque accettare questa proposta, la Serie A in Serie A, comunque una proposta che alla fine lo ha portato a giocare poco e a sostanzialmente poi non essere protagonista. Secondo me invece dopo l'ottima stagione fatta, essendo anche lui un giocatore molto giovane, un classe 99, avrebbe dovuto cercare di trovare sistemazioni in B, cosa che non ha fatto e adesso ne pago un po' le conseguenze, però può sempre rimediare, viene a Crotone e siamo tutti tranquilli, ovviamente, poi vedremo un po'. Proseguendo però c'è da parlare di Regina, nello specifico un'intervista, perché poi parliamo di situazione un po' più delicata. Allora, per quanto riguarda l'intervista, ha parlato Toscano in merito al mercato di gennaio. Andiamo a vedere un po' che cosa ha detto. Ovviamente è stato un po' in generale, come praticamente tutti nel mondo del calcio fanno. Abbiamo le idee chiare su dove migliorare la squadra. Anche sono convinto che il mercato lo fanno i calciatori con le loro prestazioni. Non credo molto in discorsi sulla preparazione fisica, ma più che altro la testa che muove ogni prestazione dei calciatori. Quindi lui dice: non è tanto un problema di fisico, quanto un problema di testa. La Regina stessa ha avuto questo periodo di impasse, di risultati negativi, non tanto per una questione anche fisica, ma quanto più per una questione di testa. Ed è effettivamente giusto, perché si dice spesso è la testa a muovere il corpo. E difatti talvolta è proprio così. Per quanto riguarda il mercato in generale, ha detto che la Regina sta valutando diverse piste per rafforzare la rosa e secondo me ci saranno anche diverse uscite, anche Taibi lo ha detto, l'ha ampiamente dichiarato questo, ci saranno uscite di calciatori che hanno giocato poco fino a questo momento e vediamo un po' chi sarà poi nello specifico, ma questo lo vedremo poi in futuro, ci sarà certamente tempo per parlarne. Ecco, l'altra situazione delicata di cui volevo parlare è il fatto che sono saltati fuori tre positivi in casa Regina, quindi anche Regina colpita dal virus, la prima calabrese quest'anno ad avere casi di positività, purtroppo tre positivi nel gruppo squadra e adesso vedremo un po' gli altri se nei prossimi giri di tamponi risulteranno positivi o meno. Meno male che è uscita fuori in questo periodo di vacanze, diciamo così, in questo periodo comunque di stop in cui la Regina, così come le altre squadre di B, non giocherà, riprenderà il 15 di gennaio e meno male che sono usciti fuori in questo periodo, sperando che non si abbia un focolaio così come in altre squadre, vedi Vicenza, la Spal oppure anche il Monza, perché sennò ovviamente non è semplice da gestire, quindi speriamo bene. Chiudiamo con un'intervista a Condò, direttore sportivo della Vibonese, anche in questo caso ha parlato in merito al mercato di gennaio, fondamentale per la Vibo, visto che dovrà cercare di tirarsi fuori dalle sabbie mobili dell'ultimo posto nel girone C. Vediamo che cosa ha detto. È difficile dirlo adesso, ma mi attendo un mercato di scambi e occasioni in cui bisognerà stare vigili e cercare di sbagliare il meno possibile. Così come sempre, è fondamentale fare un mercato mirato, un mercato, funzionale alla squadra. E Condò ha detto che sarà un mercato, secondo lui, di occasioni, come sempre capita, a gennaio, ma anche di scambi. Molto interessante questo aspetto qui perché, gli scambi saranno comunque molto importanti. Sia per quanto riguarda la Vibonese che ovviamente più in generale per quanto riguarda le altre squadre. Una Vibo a cui serve certamente la prima punta, che sappia mettere la palla dentro con continuità, e questo è imprescindibile. Vedremo un po' su chi si punterà, però è, ripeto, fondamentale andare a cercare un profilo di questo tipo, anche se capisco che
la piazza e la nostra situazione non è che sia confortante per un calciatore che si approccia ad un'offerta nostra, quindi vediamo un po', però speriamo bene anche perché la Vibo, così come le altre squadre calabresi, ha necessità di fare un mercato importante per centrare l'obiettivo, in questo caso la salvezza, anche tramite playout. Detto questo, io mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!